è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui ceppi. La fede cristiana che noi affermiamo di avere non è un concetto, è una persona. Non è un concetto che uno può dire io ci credo, io non ci credo, Dio c'è, Dio non c'è, uno lo chiama così, un'altra religione. No, la fede cristiana è il tuo rapporto con Gesù, perché Gesù ti chiama, Gesù ti invita. Oggi abbiamo sentito questo Vangelo, ti dice tu devi partecipare alla mia festa, alla festa di nozze, sei invitato a casa mia. E di fronte a questo invito è possibile dire di sì e dire di no, come anche il Vangelo ci mostra. Ancora la prima lettura ci parla di Abramo, che anche lui è stato invitato. L'iniziativa è sempre di Dio. Non crediamo che siamo noi i bravi. Il Signore ci chiama. Abramo chiamato a seguire Dio e con lui il suo clan, la sua famiglia, come abbiamo sentito. Lot viene salvato dalla catastrofe di Sodoma e Gomorra proprio perché fa parte del clan di Abramo. E infine la seconda lettura, capitolo sesto dei Corinzi, in cui Paolo ci dice: siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù, più chiamati di così. Perché prima non eravate così, dice Dio. Prima eravate immorali, idolatri, adulteri, fa un bel campionario, depravati, sodomiti, ladri, avari, ubriaconi, calunniatori, rapinatori. Cioè, donna, noi non siamo così. Beh, mettiamo le nostre credenziali e vediamo che cosa ne viene fuori. Ma su tutto questo Dio ci ha presi, ci ha lavati, ci ha santificati, ci ha salvati e giustificati. Dunque, questo è l'assunto della predica di oggi. Noi siamo veramente credenti, veramente cristiani, se noi accettiamo l'invito di Gesù e lo seguiamo. Lo riassumo in una parola molto intensa e completa: l'imitazione di Cristo. Non se noi affermiamo Sì, prego, soprattutto quando ho bisogno. Sì, vado in chiesa quando posso. Io credo in Gesù Cristo se sono suo, se lo imito. Ora, qual è il gesto che sancisce, il gesto che è il timbro sulla nostra coscienza che siamo di Gesù? Certamente voi pensate alla Santa Messa e fate bene, ma c'è ancora un altro gesto prima, al quale troppa gente pensa poco, ed è il battesimo. Chi pensa oggi al battesimo, amici? Bisognerebbe portarci ai primi tempi della Chiesa, quando venivano battezzati gli adulti. Adesso non stiamo a discutere, sarebbe interessante farlo, ma in una lezione di catechesi,
che ci prenderebbe del tempo per spiegarci. Perché l'adulto aderiva a Gesù Cristo? Perché era una sua scelta. A me è capitato nella mia vita sacerdotale di battezzare diversi adulti. È uno spettacolo, amici. Una ragazza giapponese in Italia a studiare il bel canto sente il desiderio di conoscere Gesù Cristo, eventualmente in vista di un battesimo, ma in seguito. Dovevate vedere la sua commozione a leggere il Vangelo. La passione di Gesù Cristo la faceva piangere. Noi siamo vaccinati contro tutte le emozioni, anche contro il sangue di Cristo o la flagellazione di Cristo o la crocifissione di Cristo, non ci dicono molto. Comprendete allora che chi arriva al battesimo attraverso un cammino di conversione aderisce a Gesù Cristo. Cos'è il battesimo invece oggi? A parte che in numerose famiglie ormai non si battezzano più i figli. In altre famiglie si sposta la data del battesimo a piacimento, quando è più grande. Se fa freddo, lasciamo passare la brutta stagione. Se fa troppo caldo, cioè no, non lo portiamo fuori così. E poi il suo padrino non ha tempo, questa è una stagione in cui è troppo preso. Passano mesi, talvolta degli anni, tanto si apprezza il battesimo. Cari amici, vorrei dirvi una parola su questo aderire a Gesù Cristo nel battesimo, perché mi è capitato di ragionare sul battesimo con un interlocutore feroce, Satana. Come esorcista, diverse volte, quando ho fatto degli esorcismi, quelli veri, non quello di chi viene e dice: sai, ho bisogno di un esorcismo, va a comprarlo al mercato. Tu cosa fai? Vai dal medico e gli dici: io ho bisogno di questo intervento chirurgico, o lasci fare la diagnosi al medico? Quando il sacerdote vede che una persona veramente in alcuni momenti della sua vita è posseduta, cioè manovrata dalla voce, ai gesti, all'attenzione, figuratevi che certe persone hanno addosso una forza che io dai collaboratori, 4-5 uomini che la tengono, magari 50 kg di persona, devono tenerla bloccata con grande fatica. Quando capitano questi esorcismi, io litigo, io combatto con Satana. Satana attraverso la persona mi insulta, mi sputa. Le mascherine io le uso da anni. Le avevo chieste al mio dentista: guarda, dammi un po' di mascherine per me, per queste persone, se no mi riempiono di sputi, parolacce, insulti, minacce, discussioni. Quando io gli intimo di andar via, dice: no, è mia questa persona. Mi tocca sempre molto quando sento dire: è mia. Non è vero, gli dico, è di Dio, è mia, mi è stata data. O peggio ancora, mi è stata consacrata. E gli dico: no, questa appartiene a Dio col santo battesimo, tu che cosa le hai dato di tuo? Silenzio. Tu le dai solamente tribolazione, le dai solamente il male, ma quest'anima è stata purificata dal battesimo di Gesù Cristo. Sì, poi sono arrivato io. Caspita, caspita, che combattimenti.
Sì, il battesimo l'ha purificata, poi sono arrivato io. Ecco che cos'è il battesimo, amici. Non è quella cerimonia, festa di famiglia che abbiamo aspettato a farla che si potesse andare al ristorante tutti insieme. Ecco, evviva! Hai tenuto in casa un figlio per anni col peccato originale. Tanto tu non ci credi al peccato originale. Se avessi avuto una malattia congenita, l'avresti fatto curare dai medici fin dai primi mesi di vita. Peccato originale non fa niente. È sotto il dominio ancora del peccato. Non è ancora figlio di Dio. Vero, è creatura di Dio. Ma non è ancora stato santificato nel sangue di Gesù Cristo. Ecco, amici, proviamo a riflettere che cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo. Il nostro battesimo dovrebbe riportare su di noi made in Jesus Christ, fabbricato in Gesù Cristo. Questo è il nostro battesimo, amici. Altrimenti la nostra fede, ci credo, non ci credo, vado se posso, mi confesso quando mi sento, ma poi io di peccati non ne ho. Ecco, domenica dopo domenica, cari cristiani, io sto cercando di sottolineare con voi, e intanto faccio l'esame di coscienza anche a me, che aderire a Gesù Cristo non è un'idea, è una vita. È andare a casa di Gesù, è partecipare al banchetto di nozze. Ecco, quando vi capiterà di partecipare a un battesimo, speriamo che si battezzi ancora qualcuno, no? Ricordate che cos'è il battesimo. È Dio che dice: no, questa è una mia creatura, è un combattimento contro Satana. Il problema è che noi non ci pensiamo mai né alla salvezza di Gesù Cristo e neanche al combattimento spirituale di Satana. Eppure lo ripetiamo tutti i giorni: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal maligno.